Ve l'avevo annunciato nella puntata precedente e ora siamo di fronte a una delle mie coppie preferite, anche se in realtà non è proprio una coppia. In questa serie non ho fatto una vera e propria divisione tra generazioni, ma ho preso la linea evolutiva completa dei Pokémon di tipo coleottero. E le coppie triplette o addirittura quartetti non erano Pokémon della stessa generazione, anche perché le mega evoluzioni sono arrivate solo in sesta generazione. E anche oggi vediamo una coppia scaglionata con l'evoluzione del Pokémon di seconda generazione che comparirà solo a Sinnoh e quindi in quarta generazione. Ma introduciamo Yamma, Pokémon ala chiara di tipo coleottero volante. Ah, Yamma, uno donato quasi perfetto. E anche se è un quasi, lo dico comunque molto allegramente. Qualcuno dice sia ispirato al genere di libellule Eyploflavia, un genere di libellule inserito dentro gli anisotteri, e cioè le libellule vere e proprie, quelle che tengono le ali aperte, orizzontalmente sopra il corpo a riposo, e non come le damigelle che le tengono verticalmente chiuse sopra il corpo. Le sei zampe ci sono. La divisione in tre tagmata c'è e si vede molto bene. La testa ha due escrescenze che potrebbero somigliare a delle antenne, anche se è difficile dirlo. Ma tanto le libellule hanno delle antenne estremamente ridotte, quindi pace. Un torace molto ben sviluppato con le sei zampe, miracolosamente, e le due paia di ali, quindi è praticamente perfetto. E l'addome, che forse è un po' deficitario di segmenti perché le libellule effettive ne hanno di più, però è dotato di due appendici alla fine che sembrano molto vicine ai cerci modificati di cui sono dotati i maschi di libellule, quelli che usano per bloccare la femmina dietro la testa e diciamo costringerla all'accoppiamento a forma di cuore che conosciamo molto bene. E queste sono le cose corrette che mi riempiono il cuore di gioia. Adesso passiamo a quelle meno corrette. Yamma esibisce degli occhi semplici, purtroppo, quando dovrebbe averne di composti, e non esibisce i tre occhielli di cui dovrebbe essere dotata. Tre occhielli sistemati a forma triangolare sopra agli occhi composti. Dunque, con queste caratteristiche non ci siamo, però tutto il resto è incredibilmente corretto. Inoltre, il Pokédex ci dice che Yamma è un volatore eccezionale, esattamente come le libellule vere, e dice anche che le sue ali sono totalmente indipendenti, esattamente come le libellule effettive. Questo Pokémon è incredibile, c'è poco da fare, è una libellula praticamente, una libellula vera e propria. Ma andiamo avanti, questa volta abbiamo un'evoluzione un po' particolare, dato che Yamma a livello 33, dopo aver appreso Forza Antica, evolve in Yammega, Pokémon Libellorco che resta di tipo coleottero volante. Questa più che un'evoluzione sembra un'involuzione. Non per dire che l'evoluzione ha un verso, ma per dire che le forme che acquisisce Yammega evolvendosi da Yamma sono molto antiche, quasi carbonifere. Il suo nome è l'unione tra Yamma e Meganeura Moni, una libellula, anzi un proto-donato del carbonifero, appunto. E cioè attorno a 300 milioni di anni fa. Questo Pokémon, secondo il Pokédex, è addirittura più grande di Meganeura, mantiene le stesse fattezze di Yamma con l'aggiunta di creste sulla testa, sul torace e l'ultimo segmento dell'addome, addome che mantiene anche i presunti cerci che aveva Yamma. Oltre al mantenimento di queste caratteristiche, Yammega sfoggia anche degli enormi occhi che io propenderei per definire come composti, una correzione che fa innalzare Yammega a Pokémon molto corretto a livello entomologico. Unica pecca potrebbe essere l'aggiunta di un ulteriore paio di ali sull'ultimo segmento addominale, questo forse per farla somigliare a un aereo. E adesso vi spiego perché secondo me è una pecca. L'aggiunta di un paio di ali aggiuntivo non è una pecca in sé, dato che c'è almeno una famiglia di insetti che in effetti ha tre paia di ali, e questi sono i membracidi,
quegli insettini dotati di quei processi incredibili sopra il pronoto. Una ricerca dell'Istituto di Biologia dello Sviluppo di Marsiglia ha evidenziato come questi processi siano in realtà delle ali estremamente modificate. Questo scoprendo che questi processi sono collegati al primo segmento toracico tramite un'articolazione. Un'articolazione esattamente identica a quella delle ali effettive di cui sono dotati. Questi omotteri sono riusciti a eludere la sorveglianza di un gene che controlla la presenza di appendici sul loro corpo, questo aggiungendo un altro paio di ali. Una cosa più unica che rara, dato che è molto più facile vedere una perdita di arti piuttosto che un'aggiunta. Per finire, una curiosità sul mondo Pokémon. L'evoluzione tramite l'apprendimento di forza antica è presente in tre Pokémon: Piloswine, Tangela e Yamma, appunto. Piloswine diventerà praticamente un mammut di nome Mamoswine, mentre Yamma diventerà quel protodonato del Carbonifero denominato Yammega. Quindi forza antica, oltre ad essere una mossa, è anche un'indicazione su cosa succederà con l'evoluzione di quel Pokémon. Tangrowth, l'evoluzione di Tangela, mi lascia un po' perplesso. Alcuni dicono sia ispirato all'Uomo Verde, un fregio pagano che veniva fatto sulle chiese del Medioevo e doveva indicare l'unione e il rispetto tra l'uomo pagano e la natura. Alcuni dicono che sia ispirato a un cavernicolo, probabilmente parente del cugino It, con davvero pochissima affinità per l'igiene personale, che in effetti ai quei tempi non esisteva ancora. Dunque un'altra evoluzione verso l'antichità. Condividete il video se vi è piaciuto e mettete anche un mi piace. Io sono Alberto e questo è Today Entomology and Beyond. Ciao Eliana.